Buona domenica ai nostri telespettatori di Rete 8, bentornati su Chef in Cucina all'appuntamento quotidiano con le ricette e oggi ovviamente appuntamento dedicato alla pasticceria, il nostro protagonista è sempre lui, il nostro chef pasticcere Angelo Di Massa. Buongiorno Jennifer, ciao Angelo. Un caro saluto agli nostri amici di Rete 8. E buona domenica e grazie sì. di essere ritornati nella nostra pasticceria e a Scanno. Beh, non potevamo fare diversamente, oramai ci siamo abituati alle tue preparazioni che ci piacciono veramente tanto e oggi farai una ricetta che ha un nome che è veramente tutto un programma, possiamo veramente definirla un inno all'Abruzzo. Presentacela tu, sì, Angelo. Sì, beh, questo è, ho avuto il piacere di essere stato invitato 2 anni fa per la riapertura di un palazzo storico all'Aquila. Sì. È una città che amo tanto e cui sono realmente molto legato per le origini dove ho fatto il militare, per le amicizie che ho con veramente vere con l'Aquila e qui ho utilizzato un prodotto dedicando a oro, l'ho chiamato oro d'Abruzzo perché lo zafferano sì. è uno dei nostri prodotti meravigliosi, veramente oro puro. Ecco, sì. Ma non solo per il colore, perché poi io sinceramente più per la preziosità, sì, è veramente sì. prezioso come è ingrediente. È un prodotto. Veramente, io lo equivalgo alla vaniglia no, sì. Tahiti che utilizzo nella pasticceria e anche, forse ancora il valore del nostro zafferano è ancora di più perché a fare sì, sia un in lavoro. Cucina e poliedrico si può utilizzare sì. nel salato, nel dolce. Sì, è vero, è vero. Io qui ho fatto una ricerca perché prima di utilizzare un ingrediente bisogna conoscerlo sì. e bisogna vedere a livello aromatico certo. dove si accosta al meglio. E la mia ricerca mi ha portato a questo risultato dove comunque con la mandorla sì. si sposa perfetto, con gli agrumi del limone e l'arancio è perfetto, sì, assolutamente. Con il cioccolato bianco, un formaggio caprino che ho messo all'interno e in più delle mele antiche di Sulmona, dove è una varietà non trattata, sono piccole, piccoline, ma sono straordinarie. Ricche no? di gusto, Dico, immagino. I prodotti del territorio che noi abbiamo ne sono sì, abbiamo tanti. L'imbarazzo della scelta. E allo stesso tempo straordinari. Ora, questa è una monoporzione sì. che io oggi, per le nostre amiche che ci seguono, ho voluto strutturizzare okay. utilizzando un bicchiere. Okay. Ognuno una bella perché comunque si vedono il gioco delle trasparenze sì. e di conseguenza si può utilizzare il bicchiere. Okay. Okay. Anche un po' più semplice magari. Sì, 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 dimenticavo il pan di Spagna, un pan di Spagna con le mandorle. Okay. Cioè, una frolla fatta con il farro abruzzese e il pulse okay. che gli dà quella croccantezza sì, sì. E le mele. Quindi ora, veramente qui c'è tanto Abruzzo, è proprio sì, un inno all'Abruzzo sì, questo sì, dolce. Che meraviglia, è proprio un dessert insomma. Si sente bellissimo. Che sono abruzzese, no? Anche se le mie origini sono di mia madre. Beh, tu sei in parte anche friulano. Sì, sì, sì. Però insomma tu veramente, come dire, celebri l'Abruzzo in ogni tua preparazione. Sì, questo sì, ti fa sì. onore perché utilizzi sempre prodotti del nostro territorio e devo dire grazie. Che non è facile farlo in pasticceria, perché la pasticceria è un mondo a sé e veramente riuscire ad utilizzare addirittura pulse di farlo, cioè solo chi è dentro questo mondo si può rendere conto di quanto sia impegnativo e di quanto ti faccia onore questa sì, scelta. Grazie veramente. Jennifer, grazie. Allora, qui dicevo abbiamo fatto una ganache semplicissima, si scioglie del cioccolato bianco, si aggiunge della panna con del limone grattugiato mm-hmm. e si fa questa ganache okay. semplicissima. Noi prendiamo un cucchiaino, io adesso me l'avvicino, sì. vedete? Che bella consistenza, wow! Ecco, si può allentare leggermente e mettere al fondo del bicchiere. In Io. Questa maniera. Poi noi ovviamente tutti gli ingredienti sono sempre a fine puntata, quindi potete trovare tutte le dosi di ogni cosa, di ogni elemento che stiamo utilizzando e potete insomma rifare questo dolce. Perfetto, adesso fissiamo con il pan di Spagna la parte del
decorativa in questo. Questo è un pan di Spagna. Pan di Spagna, semplicissimo, diviso, dove si monta il bianco e il rosso separatamente. Sì. Sì. E abbiamo aggiunto anche delle lamelle di mandorle, semplicissime, quindi proprio all'interno del pan di Spagna. Del pan di Spagna. Poi si prende, vedi, se senti com'è croccante. Guarda, io sento com'è. Al profumo si prende la frolla, col farro, l'arancio. Mm. E anche qua con lo zafferano. Madonna, perdonatemi. È qualcosa di croccante, gusto incredibile. Poi dopo si prendono le mele. Queste sono le mele. Le mele antiche. Anche qui c'è lo zafferano. Sì, 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 anche qua. E queste sono state saltate in padella. In padella con vino bianco. Sì. Latte. Sì. Zafferano. Wow. Vedete? Che belle. Si mette così. Si può, se si vuole, rimettere anche del croccante ulteriore, sì. Oppure si passa direttamente alla crema inglese. Questa è la crema inglese fatta con lo zafferano. Mazza, che meraviglia, Angelo. Lo mettiamo così. Beh, questo è un po' lunghino, nel senso che dobbiamo avere tutti gli ingredienti pronti, però poi si può assemblare al momento. Semplicissimo. Quindi... Poi si fa un gelé con l'arancio. Si va a posizionare dalla parte superiore del bicchierino e con della frolla, oppure si può anche miscelare, se si vuole, questa crema pasticciera allo zafferano con un po' di panna, la proporzione o 1-1, cioè vuol dire 10 grammi, 20 grammi crema pasticcera con tanto di panna, oppure al doppio se si vuole un prodotto un po' più areato, un po' più leggero, si mette più panna. E poi si può decorare con ancora un pochettino. Stupendo. E il nostro bicchierino è pronto. È pronto. Poi fondamentalmente hanno lo stesso gusto, giusto? Sì, sì. Cambia sì. Solamente la forma, cioè il modo in cui l'abbiamo preparato, giusto? Nella semplicità si può utilizzare, ecco, questo si può, è un prodotto che si può anche fare prima, nel primo pomeriggio, quando abbiamo gli invitati a cena o a pranzo, si può fare, mettere in frigorifero, lasciarlo in frigorifero, in modo che quando è l'ora del dessert, esatto, ha la temperatura di 4 gradi e quindi di conseguenza la temperatura ottimale, certo, tra i 4 e i 6 gradi per la degustazione del prodotto. E poi ci si può fare anche la panna cotta sopra, ulteriore di decorazione con l'anice stellato, perché anche l'anice stellato a livello molecolare è strutturato, si lega benissimo con lo zafferano. Bene, chef, che dire, io sono veramente colpita da questo dolce, perché è meraviglioso. Certo, sicuramente è un po' lavorato, però vale veramente la pena provare a farlo. Poi mi piace tanto questo abbinamento dello zafferano, sì, sì, con l'arancia e con il pan di Spagna, con queste mandorle. Sì, devo sì. dire che i gusti sono veramente tanti, c'è la mela, insomma, è un connubio meraviglioso. E poi apprezzo veramente tantissimo l'utilizzo del farro. Grazie, no, ma veramente. Il farro è un prodotto nostro, è ovvio che si trova anche in altre regioni, ma la particolarità del nostro farro è proprio per il microclima, certo, dove si trova nella zona di Guardia Grele dell'amico che adesso non mi sfugge il suo nome. È un farro realmente molto particolare, che di conseguenza sia al biscotto integrale che noi facciamo col farro dà una croccantezza e un sapore realmente come sapore abruzzese come la nostra terra. Sì, sì. Sapori della nostra terra, il nostro meraviglioso Abruzzo, che noi cerchiamo di celebrare sempre quotidianamente attraverso le ricette dei nostri grandi chef, che stanno veramente alzando tantissimo il livello della gastronomia abruzzese, sì, sì, e anche della pasticceria. Verissimo. Grazie Angelo. Grazie a te Jennifer, un caro saluto ai telespettatori, e cerchiamo di riprodurre, di interpretare, come io dico, la pasticceria è interpretazione, esatto, rispettando i paletti, però, certo, che sono quelli delle ricette, esatto, di come devono essere fatte. Grazie Angelo, e grazie a voi. A voi. A domani. Arrivederci.